Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road. Puntata 69! Oggi parliamo di sesso! Sì, ma mettete via i rotoli di carta igienica, non parliamo di sesso così approfonditamente, eh! Anni fa, parlando con un cliente, mi disse in realtà lo immaginavo, ma me lo confermò, dell'esistenza di siti internet dedicati agli incontri tra persone adulte, e con i quali si prendeva un primo contatto con ragazze, soprattutto dell'Est Europa, che generalmente per uno o due mesi l'anno vengono nelle grandi città italiane, ma con grandi città non intendo magari Roma o Milano e poche altre, bensì principalmente nei capoluoghi di provincia, prendono in affitto un appartamentino per uso stagionale per appunto uno o due mesi, tre mesi, e quindi vengono qui in Italia e si prostituiscono utilizzando quell'appartamentino come punto di appoggio. È una cosa abbastanza risaputa, ne parlò tempo fa qualche trasmissione televisiva, tra cui Le Iene. Questo avviene sia con ragazze, sia con transessuali, sia con ragazzi, eccetera, quindi non è una cosa che riguarda specificatamente un sesso o un orientamento sessuale, riguarda più che altro il concetto di prostituirsi in casa. Ora, due considerazioni velocissime. La prima considerazione è: personalmente mi trovo fondamentalmente contrario alla mercificazione del corpo umano, all'utilizzo del corpo umano come bene di marketing, come strumento di marketing. Mi danno un certo fastidio, non eccessivo, ma mi danno comunque fastidio quelle pubblicità, per esempio, in cui se il prodotto venduto è, non so, una caramella, il prodotto pubblicizzato, e il claim, più che sottolineare la caramella, si ferma sulle curve di una possente signorina, magari in costume da bagno, quindi evidenziando più che altro due tette enormi, più che la caramella o il prodotto in sé. Dicevo, sono fondamentalmente contrario, considero un'aberrazione la mercificazione del corpo umano, soprattutto del corpo femminile, ma sono comunque della posizione che se l'attrice, se la persona che sta svolgendo questa cosa si trova a proprio agio, gli va benissimo che faccia questa cosa, cavoli, è una sua scelta, liberissima di farlo. Per quello dico, non sono quel bacchettone che va a dire «sì, va bene, togliete queste pubblicità», ma chi se ne frega, insomma, siamo tutte persone adulte e vaccinate, ed è questo il punto che deve contare, perché quando c'è una persona che decide liberamente di prostituirsi, di vendere il proprio corpo, e non lo fa perché è sottoposta a sfruttamento, perché è sottoposta a minaccia, o per una situazione di cui vi vengo a dire fra poco, che comunque è di estrema povertà, di estrema indigenza, ma è una persona che liberamente decide di svolgere questo tipo di lavoro, io non ci vedo nulla di male. C'è il caso estremo, lo sfruttamento della prostituzione, le persone che vengono appunto sfruttate per vendere il loro corpo, per foraggiare la criminalità organizzata. Ci sono situazioni, soprattutto in paesi dell'America Latina, si era segnalato zone del Brasile, Thailandia, eccetera, dove si fa un turismo sessuale, dove c'è anche una cosa inquietante, che è il turismo sessuale verso minorenni. Sicuramente questa è quella parte, quell'aberrazione che no, non solo non condivido, ma soprattutto quella dell'ambito del turismo sessuale per minorenni è una cosa non solo da combattere, perché è facile dire «no, è sbagliata la prostituzione minorile». Una trasmissione, sempre credo Le Iene o roba del genere, molto tempo fa fece un servizio in una favela di Rio de Janeiro, dove veniva intervistata a un certo punto una ragazzina 14 anni, 15 anni, con un bambino di pochi mesi che vive con la nonna, il padre in galera, la madre è morta di stenti, e la ragazzina che dice «io sono costretta a prostituirmi per poter andare avanti». Ed ecco che qui, da una parte c'è sì il discorso che
la prostituzione minorile diventa un reato gravissimo, per cui chi va con questa ragazzina in 14 anni meriterebbe di essere... veramente, come diceva Beppe Grillo, sì sì, castrazione chimica, gli sciogliamo le palle nell'acido! Però dall'altra parte c'è anche il disagio enorme che bisogna andare a combattere, perché una ragazzina di 14 anni, 15 anni, tra l'altro pure con un figlio, che campa d'estenti, che arriva al punto di dire «No, sono costretto a prostituirmi perché è la cosa che mi permette di avere del denaro, di poter campare», cioè mi pare evidente che il problema è enorme, non è solo il problema di dire «E la ragazzina si prostituisce», c'è un problema a livello di politiche sociali che proprio bisogna rivedere in ogni punto, veramente. Ora, ritorniamo per un attimo alla prostituzione, chiamiamola legale, cioè non prostitute che vengono sfruttate, non minorenni, parliamo di persone che liberamente decidono, umanamente, in piena libertà, di vendere il proprio corpo, la famosa immagine di Bocca di Rosa. La prostituzione, la presenza così grande di prostituzione, di prostitute, di prostituti maschili, anche di trans, di viados, di compagnia cantante, naturalmente si diffonde perché sono persone che, al di là del fatto che vendono il loro corpo, si diffonde perché ci sono persone che vanno a fare sesso a pagamento. Ora, tra i mammiferi sono pochissime le razze che fanno dell'attività sessuale non solo un'attività riproduttiva, ma anche un'attività di mero piacere. Più importante dei mammiferi, dopo l'uomo, che applica il mero piacere sessuale, è il leone, è abbastanza noto. Poi c'è il bonobo, che fa anche un ampio praticante di masturbazione, ci sono dei comportamenti nei lupi in cui addirittura c'è la sodomia come mezzo di controllo del territorio, quindi nell'ambito cristiano l'attività sessuale è propedeutica alla riproduzione e basta. Nell'ambito pastafariano il mostro volante di spaghetti ci ricorda che se avesse voluto che non lo si praticasse l'avrebbe reso disagevole, ci avrebbe messo delle spine, qualcosa che provocasse dolore. Quindi i pastafariani invece praticano il «ma vivi la tua sessualità come te pare» e non stare lì ad ascoltare i bacchettoni, nel limite del rispetto degli altri. E fondamentalmente, nonostante appunto i principi cristiani dell'uso della sessualità esclusivamente come atto propedeutico alla riproduzione, innanzitutto le prostitute hanno una marea di clienti, e non solo le prostitute. A quanto pare nessuno va a trans o a viados, però stanno sempre pieni di clienti. E un trans brasiliano alle Iene, a Marco Berri, mi pare, spiegò che non molti lo vogliono ammettere, però il principio è che chi vuole provare una forma differente di piacere va con un altro uomo, perché un uomo sa come far godere un uomo, una donna può immaginarlo, ma non conosce molto bene quali dovrebbero essere le meccaniche. Una sana sessualità, invece, può essere sicuramente una valvola di sfogo, e la mia impressione è che il voler essere estremamente puritani, soprattutto nell'ambito familiare, fa sì che moltissime situazioni di disagio si vengano a creare anche all'interno delle famiglie, perché c'è una linea di tabù estremamente bassa, ci sono tantissime situazioni che concernono la sessualità, che sono considerate tabù anche da persone adulte vaccinate, che poi va a finire che, possibilmente nell'ambito di coppia, spesso e volentieri la sessualità non è vissuta come un momento... dovrebbe essere la sessualità nella vita di coppia anche un interessante collante ed un modo di creare anche una complicità tra i partner, almeno questo è quello che penso, e mi pare che non sia una cosa così campata in aria. Eppure ci sono tantissime situazioni, tantissime famiglie in cui questo argomento non è vissuto in questo modo, tantissime coppie, anche sposate, in cui l'argomento è vissuto con un altissimo livello di tabù,
e si arriva a determinati estremi, veramente, quando potrebbe essere la sessualità, invece, ripeto, un modo per scoprirsi complici in tantissime cose, e può essere anche un modo di scaricare la tensione. Invece no, si va a finire che nella coppia l'atto sessuale diventa quel rapporto necessario al fine riproduttivo, e dopodiché, nessuno lo vuole ammettere, ma cani e porci vanno poi a prostitute. Ed ecco quindi la mia domanda. Secondo voi ho ragione io che bisognerebbe un pochettino cercare di liberarsi dai tabù e vivere la propria sessualità di coppia in maniera più aperta, in maniera più spontanea, e con il piacere della scoperta e della complicità? Oppure no? Oppure pensate che no, l'attività sessuale debba essere esclusivamente propedeutica alla riproduzione, e anche andare a prostitute è una pura aberrazione che porterà all'inferno? Oppure pensate che debba esserci una via di mezzo? Non lo so! Fatemi sapere sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, questo è tutto. Spero di non aver urtato la sensibilità di qualcuno, anzi in realtà spero di averla urtata, perché spero di aver spinto e di spingere a un dialogo costruttivo. Mi raccomando, non facciamo discussioni buttando fango sulle prostitute, sulle ragazze all'estero, perché quei commenti saranno piacevolissimamente tacitati. Cerchiamo di costruire una discussione, appunto, costruttiva. Bene, io ho concluso, quindi come sempre vi ricordo, anzitutto, se questo vlog vi è piaciuto, avete apprezzato, di fare pollice in alto e di condividerlo con gli amici, condividerlo sugli altri social network. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto, e potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo vlog, per cui grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!